Allora, questa parola intercessore io l'ho mutuata da un filosofo che si chiama Gilles Deleuze, dove lui è un filosofo, la sua è una filosofia dell'evento. E in fondo noi a volte pensiamo che nella nostra vita è come se dovessimo attualizzare delle regole, dei principi che stanno fuori dall'esperienza. Invece l'evento è qualcosa che trova senso nell'atto stesso in cui io lo faccio. Quindi essere intercessore dell'evento vuol dire innanzitutto non essere uno che propone l'implementazione nella propria vita di principi costruiti altrove, ma essere intercessore dell'evento vuol dire accompagnare i giovani in attività, in discorsi, in pensieri, anche in un modo di interrogare i sogni, dove si tratta di estrarre dalla propria esperienza i principi della propria vita. Quindi trattare l'esperienza come la vera sorgente dei pensieri, trattare l'esperienza, l'incontro, quello che succede in quel momento come ciò che veramente conta e non come l'attualizzazione di qualcosa che è stato costruito altrove. Perché comunque nella ripetizione del trauma, che cosa succede? Che il soggetto, perché il trauma è un problema? Perché il trauma produce ripetizione, ma ripetizione di un qualcosa che è stato generato altrove. E il trauma non lascia la possibilità al soggetto di generare qualcosa di nuovo. C'è un autore di origine ungherese che lavora negli Stati Uniti, dal nome impronunciabile, che ha parlato dell'esperienza del flow. L'esperienza del flow è l'esperienza di noi che siamo totalmente immersi in quello che facciamo. Ecco, quindi noi è come se dovessimo procurare ai giovani delle esperienze dove si sentono immersi in quello che fanno. Ora, quello che fanno i social, quello che fanno le sostanze, in fondo è il procurare un certo tipo di immersione, solo che è un'immersione, potremmo dire, desoggettivante. È un'immersione che non mi permette di estrarre la mia unicità. Questo studioso di origine ungherese diceva, aveva fatto degli studi su delle persone che avevano subito dei traumi nella loro vita. Quelli che avevano un destino migliore erano quelli che, nonostante il trauma subito, erano riusciti a fare l'esperienza del flow. Che se volete è l'esperienza di quando noi ci sentiamo coinvolti in un'attività, tanto un po' da dimenticarci del tempo che sta passando. Quando stiamo leggendo qualcosa che ci piace, dici, ah, è passata un'ora, non me ne ero accorto. Ecco, è il tempo vissuto, l'esperienza del flow. Essere intercessori dell'evento vuol dire essere intercessori di un tempo che trova soddisfazione per quello che si fa in quel momento lì, non per il premio che avrò dopo. E guardate che molti giovani figli Narciso invece trovano la soddisfazione non in quello che fanno, ma nell'applauso. Ecco, potremmo dire che essere intercessori dell'evento vuol dire dare importanza alla felicità che si prova mentre si fa quel che si fa, anziché nell'applauso del pubblico. Essere un po' sganciati dal nostro falso sé e più in congiunzione col vero sé. Ma questo vuol dire avere molta fiducia su dei sensori interni che noi abbiamo. Dei sensori interni che quando abbiamo avuto un'esperienza traumatica è come se fossero stati scombussolati, è come se fossero diventati non la fonte della mia autenticità, ma la sorgente dell'abusività dell'altro. Rispetto alla questione di non dare in qualche modo spazio troppo al trauma, perché può succedere ad esempio quando si accolgono nei servizi dei pazienti abusati, che dopo 2 giorni subito ti raccontano l'abuso, subito ti raccontano che il compagno della madre prendeva le sigarette e le spegneva sul clitoride di lei bambina di 8 anni e che lei si prostituiva già a 14 anni e subito ci raccontano delle realtà che squarciano la nostra visione di come dovrebbero andare le cose, la nostra visione di come dovrebbero andare le cose tra adulti e bambini, del rapporto tra tenerezza ed erotismo, come dicevo prima. Ora, farsi affascinare da quel racconto lì, volevo dire, se noi diventiamo interlocutori di quella dimensione lì, noi subito pensiamo di aver costruito l'alleanza terapeutica col paziente. Quello che ho potuto riscontrare io è che nell'ambito della clinica borderline, se noi ci
puntiamo solo su quell'aspetto lì, poi non ci spieghiamo perché dopo 2 mesi il paziente dirà che siamo la persona peggiore che ha incontrato nella sua vita. Quindi dire non farsi affascinare dal trauma e non pensare che se il paziente sta condividendo il suo trauma con noi, quello sia già un indicatore della mia funzione terapeutica che si è stabilita nei suoi confronti. Se c'è funzione terapeutica e se il paziente inizia ad appoggiarsi a me, non perché io ascolto il suo trauma, quello sì, ma non basta. Perché ci sia vera alleanza terapeutica, il paziente si deve appoggiare a me perché anziché di preferire l'agito, preferisce parlare con me. È lì che c'è il passaggio da una clinica dell'agito a una clinica dove ci si può puntare sulla parola. E parola vuol dire relazione, perché le mie parole hanno un senso a partire dall'ascolto che ricevono. Altrimenti, se non c'è questo investimento sulla parola, allora io saremmo portati col paziente a fare un po' a guardia e ladro, io a frenarlo rispetto al suo agito e lui che, come a volte hanno detto alcuni pazienti che dicevano che l'operatore diceva: mi raccomando, non mi deludere questo weekend quando vai a casa, come se l'obiettivo fosse non deludere, ma no, non si costruisce in quel modo.